Per il capitano degli alpini Luigi Bottazzi, la vita è una continua sfida. Lo è stata quando, giovane sottotenente in forza al 6° Reggimento Alpini di Stanza Colle Isarco, l'8 settembre del 1943 venne fatto prigioniero per essersi rifiutato di schierarsi dalla parte dell'esercito fascista. Lo è tuttora quando, a 102 anni suonati, il decano degli alpini di Castel San Giovanni deve combattere contro gli acciacchi del tempo che passa inesorabile. Nonostante questo, il capitano di ferro non si arrende e procede inesorabile nella sua marcia lungo il percorso di una vita lunghissima. In occasione del suo 102° compleanno, un gruppo ristretto dei suoi inseparabili compagni e amici alpini lo ha raggiunto nella sua abitazione. Attorniato dalla loro presenza e dalle note della fisarmonica dell'amico Stefano Bozzini, il capitano Bottazzi si è goduto il suo ennesimo e meritato momento di gloria. Accanto ha avuto anche i familiari che lo hanno coccolato perché, dopo tanta durezza vissuta negli anni della gioventù, ora anche il capitano di ferro ha diritto a un po' di dolcezza. Bottazzi, tra le altre cose, durante la sua lunga vita ha ricevuto una croce al merito di guerra, un distintivo d'onore per i patrioti volontari della libertà e una medaglia d'onore.